Solo per presentare ovviamente il saluto introduttivo dell'assessore alla cultura Chiara Biondi, un saluto a tutti voi. Oggi conferenza stampa per l'anniversario, queste celebrazioni di Luigi Bartolini che abbiamo fortemente voluto da questa regione, organizzata con tutti gli amministratori e i comuni che in qualche modo hanno avuto in qualche modo l'opportunità di avere questo artista e quindi poi ci sarà tutta la presentazione delle attività congiunte che sono state impostate con il grande lavoro anche degli amministratori e dei comuni che hanno impostato appunto questa valorizzazione delle celebrazioni congiunte. Quindi io do la parola al nostro assessore Chiara Biondi per iniziare questa conferenza stampa. Grazie. Grazie, anch'io saluto tutti, buongiorno e do in maniera particolare il benvenuto a coloro che sono qui accanto a me, iniziando da Catiuscia Cassetta, che è assessore alla cultura del comune di Macerata, che è il comune capofila di questa rete, a Antonella Nalli, che è assessore alla cultura, vice sindaco del comune di Camerino. Enrico Giampieri, come sindaco del comune di Cupramontana, Mauro Pellegrini, assessore alla cultura di Osimo e credo dovrebbe essere collegato in collegamento comunque il comune di Urbino. Ah, vedo Elisabetta Foschi. Perfetto. Allora, innanzitutto grazie ovviamente, ringrazio in primis i comuni perché hanno creduto fortemente in questa, diciamo, iniziativa che è stata promossa dalla Regione Marche, per voler celebrare una figura importante per tutti noi marchigiani, che è appunto la figura di Luigi Bartolini, un uomo che nasce proprio nel comune di Cupramontana e che sicuramente si è contraddistinto nel suo periodo proprio per essere un personaggio poliedrico. Quindi lui è stato scrittore, incisore, pittore, veramente tante sono le opere sparse, diciamo, non solo appunto in Italia, ma anche sicuramente all'estero. E quindi questo per noi è sicuramente un motivo anche di orgoglio. E abbiamo voluto anche qui coinvolgere diversi comuni perché, come avrete ormai capito, l'obiettivo, diciamo, dell'assessorato alla cultura è quello di lavorare appunto in rete, quindi di far sì che i comuni in maniera particolare possano appunto poter lavorare in maniera sinergica. Luigi Bartolini, oltre appunto ad essere sicuramente, come dicevo prima, conosciuto per questi aspetti, credo che una delle cose che più lo contraddistingue è il fatto che lui abbia ideato, se vogliamo, un libro che è quello Ladri di biciclette, che poi ne è nato anche un famosissimo film con la regia di Vittorio De Sica. Quindi questo proprio per far capire ancora di più le caratteristiche di questo uomo. Noi l'abbiamo fortemente voluto proprio questa celebrazione, tanto che l'abbiamo inserito proprio nel piano triennale della cultura, che è ovviamente il nostro strumento di programmazione dove andiamo appunto ad inserire tutti quelli che sono gli obiettivi che la Regione appunto intende perseguire. E così come abbiamo messo anche altre figure, quindi altre celebrazioni, alcune delle quali si sono svolte, penso appunto a Luigi Vanvitelli, penso a Papa Sisto V, a Federico da Montefeltro, insomma tante figure e altre sulle quali stiamo lavorando, come ad esempio Gaspare Spontini. Quindi questi sono degli obiettivi importanti che la Regione si prefigge di raggiungere per cercare di far conoscere il più possibile questi autori che hanno contraddistinto la nostra regione sia a livello nazionale che a livello internazionale. E lo vogliamo fare anche perché rappresentano dei momenti importanti di studio, di approfondimento e quindi lasciano inevitabilmente una traccia significativa a tutti coloro che magari anche in futuro vorranno appassionarsi di queste figure. Io non entrerò nel dettaglio delle, diciamo, poi programmazioni perché lascerò ovviamente ai sindaci, però ecco, sicuramente il programma di queste celebrazioni è un programma particolarmente ricco, quindi ci saranno mostre, convegni, tutte ovviamente incentrate sull'opera, la figura, la
e soprattutto la traccia che inevitabilmente una figura come Luigi Bartolini ha lasciato. Quindi io ovviamente vi ringrazio adesso e lascio la parola alla dirigente per continuare la conferenza stampa. Grazie. Allora, grazie Assessore. E ovviamente noi abbiamo individuato come Regione Marche, avendo la partecipazione di diversi enti e di diversi comuni, abbiamo concordato appunto nell'individuare un comune come capofila nell'organizzazione e anche nella gestione di queste celebrazioni, che è stata, devo dire, anche per noi un'occasione di lavoro bello e condiviso. Quindi nel ringraziare il Comune di Macerata, qui presente l'assessore alla cultura Catiuscia Cassetta, le darei la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Io raccolgo questo così ringraziamento da parte di tutti voi e lo condivido con il mio staff, con l'ufficio cultura, con la dottoressa Pascucci, la dottoressa Paladino, la dottoressa Romagnoli, il dirigente Ciattaia, perché ricordo con piacere il primo incontro che avemmo a Roma con la signora Luciana Bartolini, che eravamo tutte quante per un'altra mostra di un autore marchigiano al Colosseo, nel parco archeologico. Io incontrai per la prima volta la signora Luciana Bartolini, una donna molto appassionata e molto volitiva, che cercava proprio, mi parlò per la prima volta di questa mostra che si stava cercando di organizzare con il supporto dell'assessore Biondi, della dottoressa Tisi e della regione. E da lì è partito un percorso molto complesso, ci siamo visti tante volte anche qui in regione con tutti gli altri partner, che ringrazio per la professionalità che hanno dimostrato tutti nel saper lavorare in rete e lavorare in modo sinergico e coordinato, perché non è sempre così scontato. Quindi il vero lancio della mostra avvenne a Torino durante il Salone del Libro, grazie al sottosegretario Vittorio Sgarbi, perché non dimentichiamo che la mostra è partita da una sua idea e quindi è lui che poi ha spronato tutti noi, a partire dalla regione, a approfondire una figura così importante come l'autore Luigi Bartolini, che a Macerata ha insegnato, a Macerata ha vissuto un periodo, indubbiamente dalle nostre terre, dai nostri paesaggi si è fatto ispirare profondamente e poi ha declinato la sua arte in varie forme artistiche. E queste varie forme artistiche abbiamo cercato con il comitato di studio, che ringrazio profondamente per la professionalità, per la capacità che ha dimostrato nel approfondire e declinare nei vari paesi poi le varie opere e le peculiarità dell'artista. Quindi verrà approfondito l'aspetto poetico, l'aspetto pittorico a Macerata, le incisioni a Urbino e dei percorsi anche legati al cinema, che sono già iniziati, che c'è stata una preview ad aprile. Quindi un lavoro di approfondimento e, come giustamente ha detto l'onorevole Sgarbi, di presentazione e di riscoperta di un autore marchigiano che forse molti non hanno avuto l'opportunità di approfondire, di conoscere, e anche di presentarlo alle nuove generazioni. Quindi un autore che scopriremo in queste tappe che ci accompagneranno. Partiremo sabato il 7 ottobre ad Osimo, poi il 15 il convegno a Cupramontana, il 24 ottobre a Camerino, il 28 ottobre inaugureremo la mostra importante sulla quale stiamo lavorando a Macerata, con prestiti da gallerie, da musei statali, nazionali. Quindi sarà anche Macerata, confluiranno delle più di 50 opere, quindi un grande progetto di allestimento che avremo all'interno delle nostre sale temporanee. Grazie a Manuel Carrera, che è il curatore, e alla dottoressa Pascucci, che stanno coordinando, e chiede scusa di non essere presente oggi, ma sta lavorando proprio agli ultimi prestiti, alle ultime pratiche dei prestiti, perché il 28 è arrivato. E chiuderemo a Palazzo Ducale ad Urbino con una mostra dedicata alle incisioni. Quindi per me è stato innanzitutto una sfida che abbiamo accolto come Comune di Macerata, perché gestire e mettere insieme tante
peculiarità, ma anche tante energie e tante competenze. Posso essere fiera del lavoro che abbiamo fatto finora, non è terminato perché indubbiamente partono ora, però è una gran parte dell'aspetto organizzativo è stato svolto, quindi mi auguro che saremo all'altezza tutti quanti di questo lavoro. Vi aspettiamo a Macerata per il 28 ottobre e porto i saluti del sindaco che chiede scusa, ma oggi era impegnato per una giunta, quindi non poteva lasciare, e siamo fieri, ringrazio la Regione per averci scelto come ente capofila per questo coordinamento, e mi auguro che proprio ne prendiamo consapevolezza tutti, come marchigiani in primis, della ricchezza che abbiamo, della capacità anche organizzativa e gestionale che abbiamo, quindi abbiamo anche delle forti risorse e delle capacità che dimostriamo. La Regione, lo dico spesso, anche a livello di collaborazione tra musei, è importante che ci sia, perché il turista che arriva, il visitatore che arriva nella nostra regione, grazie anche a delle distanze tutto sommato non eccessive, non altissime, lunghissime, potrebbe muoversi facilmente tra un polo e un altro. Quindi se riusciamo e dimostriamo di saper lavorare in squadra, è un valore aggiunto che potremmo avere e che potremmo dimostrare a tutti. Quindi benvengano progetti di questo livello, di questa qualità, perché sono progetti di qualità fatti da un comitato di studi importante, e quindi buon lavoro a tutti, e grazie ancora Assessore, grazie Daniela e grazie a tutti voi. Buongiorno a tutti, scusate la voce. Io ringrazio ovviamente la Regione e in modo particolare l'assessore Chiara Biondi, che da subito si è messa a disposizione veramente dei territori, e anche dei territori in questo caso più fragili, dei borghi più piccoli, che hanno più bisogno. È un onore per il Comune di Camerino, e ringrazio per questo l'assessore Cassetta, che comunque è già coinvolto molto in questo progetto. Sentire parlare di mostre, allestimento mostre, musei, e pensare che noi comunque ad oggi nella nostra città non abbiamo ancora né mostre né musei, abbiamo fatto comunque in modo di poter dare il giusto lustro alla figura di un artista così importante quale è Luigi Bartolini, che seppur è vissuto a Camerino solo 3 anni, dal 24 al 27, ha lasciato comunque, insegnando in un istituto tecnico, insegnando disegno, credo che abbia lasciato anche la parte più importante, cioè la parte umana, quella è venuto a contatto con i ragazzi, e credo che sia altrettanto importante far conoscere oggi ai nostri ragazzi chi era Luigi Bartolini. Era un professore che comunque poi è diventato un artista famosissimo a livello internazionale. Credo quindi come comune abbiamo avuto proprio l'obbligo di partecipare, e ringrazio anche per questo la collaboratrice Donatella Pazzelli, che diverse volte si è sentita anche con lei. Abbiamo fatto di tutto, abbiamo messo in moto anche Pierluigi Falaschi, che è uno storico di Camerino. L'unica testimonianza che l'artista Luigi Bartolini ha lasciato a Camerino è una chiesetta di una frazione dove aveva riscoperto un affresco. E diamo il giusto lustro, speriamo, con le condizioni che abbiamo purtroppo, il 24 ottobre, che si svolgerà questo evento tenuto proprio, è una conferenza tenuta proprio dal professor Francesco Maria Orsolini, che fa parte del comitato scientifico, che ringraziamo ancora per il loro operato, come giustamente ha detto la dottoressa Cassetta, e il titolo sarà Luigi Bartolini a Camerino, professore innamorato e brigante gentile delle muse. Sembra che molte opere ispirate da Luigi Bartolini siano anche ispirate dal paesaggio che lui ha potuto ammirare con la sua permanenza a Camerino, e anche di una signora di cui si era innamorato. Quindi questa è la parte un pochino più curiosa. Vi aspettiamo ovviamente anche noi a Camerino per questo evento, e speriamo di essere veramente all'altezza di ricordare l'artista Luigi Bartolini. Grazie. Buongiorno. Buongiorno a tutti, io sono il sindaco di Cupramontana, e l'amministrazione di Cupramontana è sempre felice e grata quando viene coinvolta
nella promozione del suo cittadino più illustre. Già dal 2013, sotto l'egida anche all'epoca di Sgarbi, in collaborazione con il Comune di Osimo, abbiamo eseguito importanti, diciamo, opere divulgative per quanto riguarda l'artista. Noi siamo felici che questo, felici e ringrazio in primo luogo la Regione, in particolar modo l'assessore Chiara Biondi, la dirigente Daniela Tisi, per averci coinvolto in queste manifestazioni alle quali teniamo molto. Ringraziamo il Comune di Macerata che si è fatto ente capofila e tutti i comuni nel quale Luigi Bartolini è vissuto, comunque ha transitato. È importantissimo, credetemi, che questo percorso venga rivisitato, rivisto e diciamo approfondito con queste manifestazioni, perché comunque è un artista poliedrico, come si è detto più volte, e quindi è un viatico, è un nostro viatico marchigiano, non solo cuprense. Detto questo, a Cupramontana è stata organizzata una tavola rotonda con presieduta dall'onorevole Sgarbi, ci saranno diversi esperti che approfondiranno la figura di Bartolini sotto i suoi diversi punti di vista artistici. E quindi siamo felici, ringraziamo, speriamo che vada tutto bene ci vediamo là. Grazie. Sì, Mauro Pellegrini, assessore alla cultura del Comune di Osimo, anch'io porto i saluti del sindaco che anche lui è giunta, e quindi ovviamente mi unisco ai ringraziamenti per la Regione Marche, per il Comune di Macerata che si è fatto carico insomma di tutte queste pratiche noiose burocratiche, quindi un doppio grazie. Ma allora, velocemente, Osimo, Bartolini ha vissuto parecchi anni a Osimo e è il luogo insomma dove ha incontrato l'amore, insomma quella che poi la seconda moglie che sposa poco prima di morire, Anita Montesi, Osimane, quindi diciamo è vivo, insomma lui ha sempre avuto questo forte legame con la famiglia di Anita Montesi e quindi insomma ha sempre avuto un legame privilegiato con Osimo e ha scelto appunto che Osimo fosse il luogo appunto della sepoltura. Adesso non vedo l'immagine, comunque abbiamo scelto, no, questo per dire, un acquaforte in cui si chiama Fonte San Gennaro e in cui ecco Bartolini è proprio con queste acque forti, cioè sono diventate un tutt'uno con una caratteristica del nostro paesaggio, delle nostre città, no? Le fonti storiche, no? Queste lavandaie su cui lui ha scritto tra l'altro poesie, poi insomma scrive le poesie che insomma di queste lavandaie se ne è innamorato di parecchie, insomma non solo a Cupramontana, però diciamo rimane veramente fonti che ha dipinto a Macerata, a Osimo, è diventato veramente un tratto, no, caratteristico di questo di queste incisioni, anche il luogo in cui nella casa del borgo fu portato via portato al confino, insomma, quindi è legato anche a questa esperienza. Ecco, sicuramente nei primi incontri che abbiamo fatto insieme per condividere le varie iniziative, diciamo, siamo partiti da una riflessione: Luigi Bartolini poco conosciuto ai marchigiani, ecco, e quindi questo deve essere un po', no, lo spirito di queste iniziative, quindi portare a questa consapevolezza, e l'altra è ovviamente, vuol dire, distribuirci un po' i compiti e quindi al di là della, diciamo, della parte più nota che è il Bartolini incisore, il Bartolini artista che è di Bartolini nel contesto delle esperienze contemporanee, e sarà anche interessante perché la professoressa Bernardini ha curato insomma poco fa un grande volume
diciamo di tutte le raccolte epistolari di Giuseppe Ungaretti che conosce Luigi Bartolini, a cui Luigi Bartolini appunto più giovane, ma si ispirò subito, e che conobbe anche in guerra sul fronte durante la prima guerra mondiale. Quindi ci racconterà anche, diciamo, questo, ecco, carteggio tra Luigi Bartolini e Giuseppe Ungaretti, insomma, quindi ecco, sarà anche l'occasione per scoprire questi aspetti meno conosciuti della figura di Bartolini. Grazie. Abbiamo il collegamento, mi sembra. Eccola. Prego. Ecco, può intervenire, ecco, D'Orbino, ci sente, dottoressa? Sì, perfettamente, mi sentite bene. Voi? Sì, può intervenire, lei è in chiusura sulla conferenza stampa, prego. Grazie, buongiorno a tutti, perdonate il collegamento, ma abbiamo il sindaco impegnato col generale Figliuolo e altri impegni qui in comune. Però con grande piacere e anche con grande orgoglio partecipiamo alla conferenza di stamattina, ma a questa iniziativa importante e voluta fortemente da Vittorio Sgarbi, che oltre che sottosegretario ai beni culturali è anche prosindaco in Urbino e da profondo conoscitore e amante delle Marche sollecita sempre le istituzioni a far conoscere sempre di più quelle che sono le risorse, gli artisti o i beni di questa regione che magari sono ancora troppo poco noti ai più. Quindi grazie all'assessore Biondi che ha raccolto questo invito di Sgarbi e con molta prontezza, con molta capacità, ha saputo mettere in rete non solo la regione ma i comuni che partecipano insieme a questa bellissima iniziativa. Urbino chiude un po' queste celebrazioni con una mostra presso il Castellare, che è la sala che fa parte del Palazzo Ducale, e con una mostra di incisioni e di grafica curata tra l'altro anche da Luca Cesari, che è il direttore dell'Accademia di Belle Arti di Urbino, insieme a Alessandro Tosi. Il coinvolgimento dell'Accademia di Belle Arti è molto importante, anche ricollegandosi a chi parlava, pare l'assessore Camerte, della figura di Bartolini come professore, quindi il coinvolgimento degli studenti nella realizzazione di questa mostra è particolarmente importante. E il legame non è solo della grafica con Urbino è notoriamente conosciuta come città della grafica per via delle tante scuole d'arte e di grafica che ci sono. Il legame non è solo quello, perché la mostra metterà anche in evidenza i contatti tra Bartolini e due personalità importanti della città di Urbino, che sono stati Carlo Bo, che non era solo il rettore dell'università, ma è un illustre letterato, così come Paolo Volponi, scrittore di cui tra l'altro il prossimo anno celebreremo 100 anni dalla nascita. E questi legami tra personalità, artisti delle Marche, legami tra loro che probabilmente sono stati anche motivi di ispirazione anche l'uno per l'altro, sono legami che vanno indubbiamente riscoperti, perché è bello anche rileggere attraverso i loro contatti, insomma, quest'area culturale che si respirava indubbiamente in quegli anni tra queste personalità che sono tutte illustri e che hanno reso le Marche importanti. Quindi un plauso a tutto il comitato e, ripeto, con grande soddisfazione e orgoglio Urbino partecipa a questa iniziativa. Gli interventi sono finiti, possiamo dare la parola ad eventuali domande se ci sono, visto che sono qui presenti i giornalisti, e una piccola, diciamo, una postilla a questa conferenza, visto che è già stato detto molto, e lo facciamo come settore, quindi da parte proprio dell'amministrativo, quindi del settore cultura.
È abbastanza semplice organizzare un'iniziativa quando noi ci interfacciamo con un soggetto solo e quindi noi valorizziamo l'opera di Bartolini scegliendo magari un'iniziativa, un comune e si va, insomma, a livello proprio di pratiche banalmente amministrative e di organizzazione è molto semplice. Quello di cui siamo particolarmente orgogliosi invece è vedere che la valorizzazione dell'opera e dell'artista, dell'uomo Bartolini, che ovviamente ci ha lavorando appunto con la grande attenzione di Vittorio Sgarbi, con la figlia di Luigi Bartolini, la signora Luciana Bartolini, nel territorio marchigiano, con tutte queste amministrazioni, un'organizzazione sicuramente più complessa, ma che alla fine, come sempre, porta a un risultato migliore, comunque ad un coinvolgimento, ad un lavorare insieme che è già un piacere così. Quindi voi avete detto tutti, speriamo che vada bene, speriamo che... È già un successo perché avete lavorato benissimo veramente con un'organizzazione eccellente e tutti, devo dire, sempre nella generosità di condividere iniziative, idee, date e quant'altro. Quindi non ci resta che venire a godere di queste iniziative culturali sul territorio e lascerei la parola se ci sono eventuali domande. Urbino 30 novembre. No, vorrei solo dire che poi ci sarà anche una pubblicazione, un catalogo che stiamo finendo e stiamo aspettando anche Urbino, quindi verrà probabilmente tra fine anno e primi di gennaio, quindi ci sarà anche una ulteriore pubblicazione a conferma del lavoro fatto e anche ci tenevo prima a sottolinearlo la questione della grafica, perché come ha detto la dottoressa Tisi, questo ci ha permesso a tutti di crescere e questo lavorare in squadra è sicuramente un arricchimento per tutti e anche la messa a disposizione di tante capacità che ci sono nelle varie amministrazioni. Noi indubbiamente abbiamo un grafico interno che è Emilio Antinori, molto competente, molto bravo, e per questo ci fa piacere condividere con gli altri questa professionalità, e ora lui sta declinando per le varie iniziative una grafica che è condivisa nel fonte, nell'impostazione, ma poi personalizzandola a seconda dell'iniziativa. Quindi questa è un'ulteriore conferma del livello che cresce e che, come diceva la dottoressa Tisi. Sì. L'economia sì. Di scala che si crea in una rete, che è l'assessore Cassese. Grazie. Bene, grazie. Grazie a tutti.